Sorbolongo è una frazione di 250 abitanti circa nel comune di Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino. Tra le tradizioni di questo splendido borgo ce n'è una che nel periodo più bello dell'anno caratterizza il periodo natalizio. Una tradizione lunga 30 anni, una storia del piccolo paese fatta di emozione, il presepe del maestro Angelo Terenzi e dei suoi abitanti. Un presepe unico nel suo genere, fonte di orgoglio per l'intera collettività, collocato dopo il ritrovamento in una piccola grotta situata lungo le mura, adiacente alla chiesa di San Michele, che desta curiosità e fascino allo stesso tempo. Sono passati 30 anni da quando il maestro Angelo Terenzi ha creato questo fantastico tesoro, grazie ad alcuni parrocchiani di Sorbolongo, e sono Eliseo, Rosalba, Fiorella e Lauretta, siamo riusciti a riportarlo alla luce, perché per 20 lunghi anni è stato dimenticato in una stanza parrocchiale. Grazie a queste quattro figure siamo riusciti a riportarlo alla luce e quest'anno tutti insieme abbiamo festeggiato il 30° anniversario dalla nascita di questo presepe. Questo è un presepe creato completamente in legno e materiali lignei ed è completamente motorizzato. L'unica cosa è che dopo 20 anni alcuni meccanismi, ingranaggi si erano usurati e proprio grazie a questi personaggi siamo riusciti a riportarlo alla luce. Ma è stato ritrovato a seguito di un terremoto? Sì, perché nel 1997 è stata sgomberata questa grotta. Per metterlo al riparo è stato chiuso in scatoloni in una stanza parrocchiale e lì è stato dimenticato per lunghi 20 anni. Quanti personaggi ci sono? I personaggi che possiamo vedere in questo presepe sono tantissimi, tra il maniscalco, il ciabattaio, poi c'hanno anche dei nomi tipici del paese. Sono circa una settantina, sono ognuno raccolti tipicamente nella sua location, diciamo, nella sua bottega. E ancora oggi ci si emoziona a vedere questo presepio. Per noi il Proloco è stata veramente un'emozione e volevamo assolutamente promuovere questo presepe, che siamo veramente fieri di averlo nel nostro comune. Quindi invitiamo tutti a venire a vederlo. Assolutamente, vi aspettiamo numerosi a scoprire questo fantastico presepe che compie 30 anni. Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio, nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 15 alle 19.